al 14° meeting mediterraneo di Rimini con il professor Preti, che ha appena tenuto una lectio magistralis dal titolo di 4 parole: didattica, clinica, etica ed estetica. Una lectio magistralis che è stata applaudita, apprezzata, diciamo piena di contenuti pregnanti che riflettono una vita di impegno, ma una vita che si può riassumere, insomma, per il sorriso, un sorriso che non è solamente quello fisico, ma è anche un rapporto con il paziente e un rapporto con una professione magnifica. In poche parole, che cos'è per lei il sorriso oggi? Il sorriso è quello che ci si presenta al nostro prossimo, e con il sorriso significa avere benevolenza per chi ci sta vicino e per quelli che conosciamo. Una delle parole era l'etica. Qual è l'etica in questa professione oggi e in che forme si manifesta? È quello che io ho sempre cercato di trasmettere sia ai miei allievi che ai miei figli, è che quando noi curiamo un paziente dobbiamo dimenticarci del profitto. Dobbiamo curare il paziente come cureremmo i nostri parenti, come cureremmo, vorremmo che fossimo curati, cioè che ci risolvesse dei problemi e non pensassero a me come un bancomat. Nel suo intervento ha fatto anche un excursus sulle grandi scienze, le grandi scuole anche psicologiche del Novecento nella cura dei pazienti, ha citato la scuola della Gestalt, ha citato anche dei grandi maestri e anche dei loro errori, da cui lei ha imparato tanto. Certo, è dagli errori che si impara, più che delle cose positive. Bisogna fare un bilancio tra quello che è positivo e quello non lo è, ed essere così saggi di scegliere il positivo. Hai fatto un esempio preciso di un grande maestro. Mi ricordo. Sì, di un errore, credo Gerber, svizzero. Sì, no. Gerber è... Io di Gerber potrei scrivere un libro. Era un docente di grande umanità. E non so se posso dirlo. Gerber, so che l'ha detto pubblicamente, dico, se non avessi amato le donne, chissà quante altre cose di bello avrei potuto fare. Amava il Gelsenkirchen, no, ma lo diceva, quindi ho potuto ripeterlo, anche se penso che non abbia lasciato nessuno, perché Peter, suo ultimo figlio, è mancato, l'altro non lo conosceva, ma penso che no. Ma comunque non c'è niente di male, lui amava veramente il gentil sesso. Una delle storie che ha raccontato è una lettera che le ha scritto in risposta a un vescovo che ha ascoltato una delle sue lezioni, e lì c'è molto di più. Ma io non lo conoscevo, l'ho conosciuto per caso, io ero molto giovane e mi avvicinavo a quello che è stato poi la mia grande passione, l'estetica, no? E ha avuto delle parole nei miei riguardi molto nobili. Mi spiace che allora non avevo la segretaria, ho perso questa lettera, come ne ho perso altre che avrei voluto conservare, per esempio una lettera di Andreotti, no? Al quale... Io stavo per mettere su un reparto, ma non avevo i soldi, e una notte prima di addormentarmi ho pensato a un mio direttore di collegio, Padre Bianco, che era a Roma e che mi aveva raccontato che Andreotti andava a messa dai Somaschi, no, a Roma. E allora mi è venuto in mente, ho detto, Padre Bianco, come va? Ah, bene, la dentiera, ma mi fa un po' male, venga su Padre Bianco che gliela aggiusto. Quando è stato seduto sulla poltrona ho detto,
padre, ho bisogno di 200 milioni di allora. E vado sempre dal Zandano, che è il direttore della banca, più che della banca, di una parte del San Paolo che si interessava a beneficenza, eccetera, però mi nega sempre questi soldi perché glieli devo dare, eccetera, eccetera. Se lei potesse intervenire con Andreotti, tranquillo Giulio, te li faccio avere. L'ha ricevuto durante la guerra del Golfo, alle 6 del mattino, ha detto: Padre Bianco, il professore avrà i soldi. 2 giorni dopo li ho avuti. Lei, anche in questo vescovo che le ricordava comunque la bellezza, e la bellezza non è solo estetica, e l'estetica non è solo bellezza. È vero, bisogna essere belli anche dentro. Cercare di pensare di non essere soli, di avere dei compagni di viaggio con i quali bisogna essere gentili, possibilmente generosi e possibilmente, se hanno bisogno di aiuto, di aiutarli. Lei si è detto orgoglioso di aver tenuto proprio questa lezione proprio da AIOP. Qual è il suo legame con AIOP e perché AIOP è importante? Risale a tantissimi anni fa, forse 40 anni fa, quando ho avuto l'onore di essere nominato socio onorario. Considero l'AIOP una pietra miliare, no, al di là dell'università, nel nostro campo della protesi, perché ha cercato di arricchirla moltissimo, no, invitando maestri da tutto il mondo. Se posso dire, si è occupata forse un po' troppo di perfezionismo, di estetica, eccetera, dando meno spazio a quello che io oggi ho ricordato, cioè ai meno ambienti, alla necessità di modulare il piano di trattamento sulla personalità anche economica del paziente, cioè trovare una soluzione per tutti. Ma penso che l'AIOP stia orientandosi verso questa nuova via.